con il programma della giornata. E adesso c'è il talk di Mario Rossano, che ci parlerà di un algoritmo, una classe che ha scritto in linguaggio Perl per l'implementazione della crittografia frattale. E Mario è un programmatore, membro del NALUG, ha già collaborato con noi quando abbiamo fatto dei workshop alla Federico II, quindi secondo me è un bel argomento che va forse digerito in parte, non so, ci vuole un po', però Mario Rossano. Buonasera a tutti. Allora, intanto vi ringrazio di essere qui oggi pomeriggio. Devo dire che insomma la voce tradisce sempre la mia emozione, perché non riuscirò mai ad abituarmi a parlare in pubblico, non c'è niente da fare, però insomma ci provo. E voglio anche ringraziare alcuni amici vecchi che non vedevo magari da 20 anni e che vedo qui oggi, e anche degli amici nuovi che sono venuti, quindi e ringrazio tutti voi chiaramente. Allora, iniziamo con il talk. Spero che non vi addormenterete, cercherò di non farvelo fare, ogni tanto abbiamo montato delle scosse elettriche sotto le sedie per evitarlo. Comunque, in sostanza, quello di cui vi parlerò oggi è un ragionamento, sono delle considerazioni che ho iniziato a fare prima per trovare un algoritmo con il quale si potessero disegnare delle curve frattali. Poi, dato che le cose fatte così non mi piacciono, non mi divertono, io a questi frattali gli volevo far fare qualcosa. E questo qualcosa è stato di applicarli alla crittografia. Allora, vediamo un po' il programma delle slide, che insomma non è... O se ha preso, ok. Quindi la prima cosa che faremo, cerchiamo di capire da dove vengono fuori. Vedremo come si possono applicare a un sistema crittografico simmetrico, quindi a chiave privata. Vedremo come questi due algoritmi sono stati programmati nella classe CryptFNA, che è in distribuzione su CPAN, che se non lo sapete insomma è il repository mondiale con centinaia di mirror in tutto il mondo per le classi Perl. C'è poi anche da un annetto insomma la classe Async, che in effetti implementa internamente FNA per fare una elaborazione multithread delle operazioni di cifratura e decifratura. Quindi un esempio di applicazione, un po' di considerazioni e quindi le conclusioni, insomma. A questo punto, diciamo, la metà di noi sarà deceduta, ma insomma, chi sarà sopravvissuto si sarà divertito. Allora, definiamo intanto questo insieme che, con grande slancio di fantasia, ho chiamato F. Allora, Fractal Numerical Algorithm mi definisce questo insieme di curve. Da dove saltano fuori? Voglio fare una piccola premessa, perché magari qualcuno pensa di trovare l'insieme di Julia o Mandelbrot. No, quelli, secondo la definizione data dallo stesso Mandelbrot, sono frattali di secondo tipo. I frattali di cui ci occupiamo, invece, sono frattali di primo tipo, ovvero sia, se io vado a fare una zoomata su una di queste aree, succede che il livello di complessità resta invariato. Ovvero io, aumentando lo zoom, vedo sempre la stessa figura. Invece in frattali come quello di Mandelbrot, io andando a zoomare ho un livello di complessità che aumenta, ma aumenta gradualmente, aumenta comunque in modo deterministico. Poi ci sono quelle di terzo livello, che è il caos più completo. Allora, tutto nasce da questo qui, che è un pezzo, una parte del fiocco di neve di Cook, e che mi colpì molto, ma parecchio tempo fa. E qui il mio vecchio compagno di classe se lo ricorderà, perché che cosa successe? Successe che nel libro di analisi c'era l'esempio di una curva continua in tutti i punti, ma non derivabile in nessun punto. All'epoca avevo 17 anni, sta cosa mi colpisce come un mattone in faccia, dico però ma è incredibile. Insomma, al limite questa qui non ha alcun tipo di tangente definita. Non solo. Al limite, se unisco due punti del piano con qualcosa di questo tipo, ottengo una lunghezza infinita. Chiaramente, insomma, si intuisce che è qualcosa di più di una linea, ma è meno di una superficie. Poi è stato definito bene nel corso del XX secolo. Questa in particolare
La curva di Koch è degli inizi del Novecento, e quando insomma la trovai, iniziai a ragionare su un modo, mi divertivo molto a programmare, mi diverto per fortuna anche adesso, quindi mi riallaccio al professor Pescapè, sono fortunato, faccio un lavoro che unisce, che coincide con la mia passione. Volevo trovare un modo per disegnarla, sta curva. Il metodo costruttivo dato da Koch era un macello da implementare in codice, perché lui sosteneva, si prendeva un segmento, si divideva in tre parti, dalle parti mediane si alzavano dei segmenti a 60 gradi, si calcolava l'intersezione di questi e poi mano a mano poi bisognava ripetere questa costruzione su ogni singolo segmento che veniva fuori, insomma molto complicato programmare una cosa del genere, mi serviva qualcosa di più semplice. Osservo questa costruzione, avevo buttato tipo 200 foglie, a un certo punto inizio a ragionare sulle inclinazioni di tutti questi segmenti. Se io me li vado, diciamo, chiamo ordini della curva, queste, ad esempio questo è l'inizio, qui ho il livello, cioè il primo livello che è piatto, quindi 0 gradi, questo qui è quello che definisce poi la forma autosimile, perché poi si ripete, che è di 0, 60, meno 60 e 0. E mi scrivo anche quelle successive. Che cosa si osserva? Si osserva che tutte le cifre che si trovano al rigo inferiore sono ottenute come combinazione di quelle al rigo superiore. Quindi, se faccio 0 più 0 mi dà 0, 0 più 60 mi dà 60, 0 meno 60 meno 60, 0 più 0, 0, e così via, 60 più 0, 60, e così via, tutte le somme, e ottengo le direzioni. In questo modo ho già un metodo più o meno per calcolare le varie inclinazioni. A questo punto, che cosa possiamo fare? Continuiamo ad osservare. Io tutte queste belle somme me le vado a scrivere. Me le vado a scrivere e abbiamo, ad esempio, qui per, diciamo, il primo ramo, mi esplicito tutte le addizioni e esprimo la somma come un vettore in cui alla posizione, la prima posizione, che è chiaramente quella 0, perché insomma dobbiamo contare da 0, non da 1, esprimo le varie somme per ricavare le inclinazioni mano a mano successive, quindi per la prima, la seconda e quindi la terza. A questo punto, se vado ad osservare qui gli elementi del vettore, cosa vedo? Ad esempio siamo nel quarto ramo, quindi quello di indice 3, da una parte ho il valore della quarta, quindi l'ultimo ramo, ottengo il valore della quarta, della quarta inclinazione combinato con tutti gli altri. Ebbene, questo risultato è un risultato che è assolutamente generale, perché se lo andiamo a esplicitare, quindi con la parte intera di K su Rho, dove Rho in questo caso è 4 e mi dà il numero dei parametri della base, prendendo la parte intera della posizione dell'angolo capesimo su Rho, prendo la parte intera, io ottengo esattamente il ramo di appartenenza di quella direzione. Se poi faccio questa differenza, chiaramente ottengo anche la posizione all'interno del ramo. In sostanza otteniamo questa bella relazioncina qui, magica, che mi permette di calcolare le inclinazioni in qualunque posizione del frattale lineare. È una relazione generale. Sono partito ragionando sulla curva di Koch, che aveva 4 parametri generatori base, per quelli che io considero 4 parametri, e alla fine qui ottengo una relazione del tutto generale, non è indicato che debbano essere 4, possono essere infatti in qualunque numero intero ovviamente, per cui possiamo avere, a un certo punto possiamo andare a, questa qui poi peraltro messa in un ciclo ci consente di calcolare molto rapidamente tutte le inclinazioni successive. Siamo partiti quindi osservando e ragionando su quella curva lì e alla fine, cambiando un po' di numeretti, esce un po' questa sorta di zoo di frattali lineari. Qui ho riportato alcuni dei parametri di base,
sono sempre 4, qui ne abbiamo 5, questo qui con angoli pi mezzi, insomma ci sono, sono delle, delle figure che a me appassionano talmente tanto che quando non ho niente da fare faccio partire la classe, metto lì qualche numero a caso e mi diverto a vedere che cosa viene fuori. A questo punto noi che cosa abbiamo? Abbiamo trovato una relazione che ci permette di definire tutta una serie di modalità di costruzione di questa curva. Però, insomma, cerchiamo di fargli fare qualcosa. Allora, un attimo che sta... Qui ci abbiamo... Allora, non si vede il video, ve lo dico io che cos'è. Allora, da primo contatto, nel film... Cioè a un certo punto il capitano Picard, l'Enterprise è ormai invasa dai Borg che cercano di entrare sul computer centrale. Picard, molto preoccupato, chiede aiuto a Data, il quale dice: ho isolato il computer centrale con un codice crittografico frattale. È altamente improbabile che i Borg riescano a decrittarlo. E secondo me Data ha ragione. E adesso cerchiamo di capire perché. Abbiamo quindi esaurito la parte relativa alla modalità di costruzione di questi tipi di frattali, che si basa sul calcolo di inclinazioni successive. Adesso ragioniamo un po' sui dati che sono salvati nei nostri computer. Sono memorizzati in byte, ovviamente, ogni byte è costituito da 8 bit e quindi il suo valore è compreso tra 0 e 255. A questo punto, se io voglio il crittogramma, quindi il simbolo che mi rappresenta un determinato valore di un byte, che cosa posso fare? L'idea è questa. Seguo la curva frattale, dico sempre e impropriamente curva, ma chiamiamo curva per semplicità, frattale scelta, per un numero di vertici che è uguale a quella del byte da criptare. Se devo criptare, sto parsando il mio file. A un certo punto c'ho il byte 33. Sono arrivato a un certo punto, mi calcolo le successive 33 inclinazioni, calcolo le cartesiane di quell'ultimo vertice, quelle cartesiane sono il crittogramma del mio byte. E questo ha anche delle implicazioni molto interessanti che adesso andiamo ad evidenziare meglio. Quindi intanto queste curve F, che hanno un andamento pseudo-caotico. Cos'è un andamento pseudo-caotico? È qualcosa che statisticamente è aderente a un andamento caotico. Lo possiamo però calcolare, ovviamente, ma lo possiamo calcolare se conosciamo quelle direzioni della base che abbiamo visto inizialmente, che però sono la chiave del nostro sistema crittografico, quindi sono segrete. Come altri sistemi di cifratura simmetrici, parliamo ad esempio di AES, che ha una si parla di numero di bit della chiave, il massimo di AES stabilito dallo standard è 256, con i quali sono classificati top secret i documenti del governo statunitense. Con l'algoritmo FNA non abbiamo alcun tipo di limitazione, possiamo farci anche chiavi a 15.732 bit. Dobbiamo semplicemente andare a indicare quante inclinazioni vogliamo inserire nella base per aumentare a dismisura e molto facilmente la complessità di quello che andiamo a calcolare senza toccare per nulla tutto l'apparato software. Quindi, in sostanza, come andiamo a criptare? Lo criptiamo mediante le coordinate del vertice della curva, partendo però da quello successivo all'ultimo che abbiamo trovato, cioè cifro il byte 32. Il successivo non riparto dallo stesso vertice, riparto dal vertice successivo. Perché questo? Perché se nel mio file ho due byte nulli, ovviamente nella lista dei crittogrammi otterrei ripetizione dei vertici e quindi alla crittoanalisi ci sarebbe chiaramente già un segnale che lì c'è un byte di valore 0. Se noi comunque proseguiamo nel percorso sulla curva, questo problema si evita semplicemente. Però ho cercato di fare qualcosa di meglio. Come vedremo dopo, ho aggiunto un altro parametro, che poi è legato anche ad altre funzionalità della classe, che ho chiamato Magic Number, un altro grande slancio di fantasia,
Questo magic number, tra le tante cose che fa nella classe, cosa fa? Oltre a, quando cifriamo il byte e partiamo dal vertice successivo, in base al magic number io salto un ulteriore numero di vertici. Quindi anche il magic number va a far parte della chiave e rende oltremodo complesso, e poi vedremo quanto complesso, riuscire a identificare uno schema nel crittogramma. Ah, ecco, decriptare. Decriptare è un file cifrato con FNA, richiede chiaramente un po' di calcolo in più, perché sostanzialmente devo andare, avendo la chiave, a ricalcolare la curva. Nel momento in cui trovo uguaglianza delle cartesiane che sto andando a calcolare, vedo quanti vertici sono trascorsi dall'ultima uguaglianza, ci tolgo uno perché salto sempre al vertice successivo, ci tolgo il valore del magic number e ottengo il valore del byte in chiaro. Parliamo adesso un attimo del sale crittografico. Allora, fino adesso che cosa è successo? È successo che abbiamo un sistema crittografico che ci permette di avere, anche per lo stesso byte, crittogrammi sempre differenti, perché io mano a mano proseguo, quindi se io cifro il byte 43 o il testo Pippo all'interno del mio testo super segreto che devo trasmettere, e mi trovo Pippo due volte perché lo saluto all'inizio, ciao Pippo, saluti Pippo, ti ho mandato tutto, quel Pippo è criptato con dei crittogrammi che sono completamente differenti. Sono completamente differenti. E questo già ci dà un'indicazione interessante sulla bontà dell'algoritmo. Però cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere che io, diciamo, quindi all'interno dello stesso file criptato, anche il byte nullo si cripta a un crittogramma sempre differente. Se ho anche la stessa sequenza di byte, comunque questi vengono cifrati in maniera differente. Ma cosa succede se io cifro due volte lo stesso file? A questo problema si risponde semplicemente utilizzando un sale crittografico. Che cos'è sto sale crittografico? È sostanzialmente una stringa random, diciamo anche un po' meglio di random, una stringa, diciamo, random, che antepongo al file da criptare in modo tale che io vado a influenzare tutti i crittogrammi successivi, perché insomma il bello di delle curve frattali qual è? È che ha una piccola variazione iniziale, una piccola variazione dello stato iniziale, che sono le nostre cartesiane, mi trovo alla fine delle differenze macroscopiche rispetto a quelle iniziali. Quindi se io antepongo una stringa, per quanto piccola, anche di pochi byte, all'inizio del mio file e poi lo vado a cifrare, quello lì ha un crittogramma totalmente differente da un altro che vado a cifrare un secondo e mezzo dopo. Sono completamente differenti. Chiaramente questo sale, la lunghezza del sale, per esigenze di tempo, qui ho anche indicato l'algoritmo che ho voluto utilizzare, mi serviva qualcosa di appropriato, quindi ho pensato a un algoritmo anche per sviluppare il sale crittografico. Che cosa fa? È sempre legato al magic number, ha una lunghezza uguale al quadrato del magic number, per cui se io ho magic number 4, quindi ogni cifratura salto 5 vertici, avrò un sale crittografico di 16 byte. A questo punto cosa succede quando vado a decifrare? Che ho la chiave, quindi so quanto è il magic number, mi decifro tutto, fino a che, diciamo, non considero le uguaglianze, la ricostruzione del file, finché non arrivo alla parte influenzata dalla stringa random. Da quel punto in poi invece vado a costruire il mio file in chiaro. E funziona una meraviglia, magari dopo ve lo faccio anche vedere. Il sale crittografico, insomma, per ottenere un valore casuale, una parte è legata alle funzioni random ed una parte è basata sul momento esatto, sul tempo in cui si effettua l'invocazione del calcolo. Qui, insomma, indico l'algoritmo del sale, ma non vorrei soffermarmi su questo dettaglio in questo momento.
E quindi, insomma, questa è la conclusione, che due cifrature dello stesso dato avranno una rappresentazione completamente differente. Quindi, in sostanza, non possiamo fare alcuna analisi delle ricorrenze, non possiamo identificare degli schemi, perché semplicemente, anche se prendiamo due volte gli stessi dati, non abbiamo alcuna correlazione. Allora, tutto questo bel ragionamento è stato programmato in Perl, perché insomma ho, diciamo, la fortuna e il piacere di far parte della community Perl, oltre che del NALUG, e la classe si trova in distribuzione sul CPAN. Espone diversi metodi. Intanto, se la volete implementare nei vostri programmi, use cryptfna. Se invece non ce l'avete ancora installata, come sicuramente è, andate sul vostro terminale, CPAN install cryptfna e verrà installata. I metodi della classe sono new per istanziare un nuovo oggetto FNA, makefract per disegnarli, encryptfile, insomma si capisce cosa fa, e decryptfile, ed encrypt e decryptscalar, che serve invece più rapidamente se c'è da cifrare o decifrare dei testi. E poi c'è un metodo che ho inserito da un annetto e mezzo per utilizzare FNA, oltre che come algoritmo di cifratura simmetrico, anche come algoritmo di digest. E adesso poi ci arriviamo. Il metodo new ha due modalità di istanziazione. Così, senza niente, vengono presi dei valori di default, quindi usatelo solo per qualche test. E poi invece dando tutti gli attributi, i valori degli attributi che sono previsti. Alcuni vanno a far parte della chiave, questa è la profondità di calcolo, il lato del quadrato entro cui si va ad iscrivere il disegno del PNG del frattale, questi servono per disegnare la curva, il magic number e salted, che è vero o falso. Di default, voglio dire, è posto a valore falso perché il sale non c'era semplicemente fino alla versione 0.24 della libreria. Se qualche poverino lo ha utilizzato, che io gli andavo a mettere i default true, non gli avrei reso un buon servizio. Quindi, se volete cifrare dei dati salati, ricordatevi di impostare a vero l'attributo. Qui vado a indicare un po' quello che abbiamo già visto prima, il livello di approfondimento nel calcolo, che sono quegli ordini che abbiamo visto all'inizio quando abbiamo visto la costruzione, quando c'erano gli angoli, le direzioni della base, che sono chiaramente un elemento fondamentale ed imprescindibile, perché da questi viene poi la figura autosimile. Questo è il quadrato contenitore, perché comunque mi serviva più o meno di, insomma, dare una misura al PA, alla PNG, se volevo tirarla fuori per vedere con che cosa stavo lavorando. E questi sono banalmente, insomma, i valori RGB di fondo e primo piano del PNG. Quelli che abbiamo visto prima chiaramente avevano FFF come background e 000 come foreground. Allora, il magic number mi permette di fare in effetti quello che è la crittografia discreta, cioè in sostanza, perché discreta, questo è quell'attributo che mi fa fare il salto sui vertici. Insomma, in sostanza, se noi pensiamo all'algoritmo crittografico come una funzione continua sui vertici, se io ne salto qualcuno ottengo una funzione discreta. Insomma, questo è l'attributo salt, ed ecco qui lo dico, insomma, che antecedentemente alla 0.24 non c'era questo tipo di attributo. Il metodo makefract serve per disegnare la curva. In sostanza diamo semplicemente il nome del file PNG che vogliamo avere in output, il fattore di zoom, in modo tale che decidiamo anche questa PNG quanto sarà zoomata. Questa è la sintassi. Insomma, l'uso della classe è alquanto semplice, i metodi hanno dei nomi più che indicativi delle funzionalità. Metodo encrypt file, gli passiamo un file in chiaro, ce lo restituisce criptato con un'estensione FNA. Un esempio di file cifrato con FNA è questo, quindi tutta una serie di numeri, e nell'esempio di quei numeri lì, in pratica, noi andiamo a frullare il file in un reticolo simile a questo. Insomma, è un bel macello di reticolo, insomma.
Questo è il metodo per decifrare, gli passiamo il file, il nome del file criptato e ci ridà il nome del file in chiaro che vogliamo riottenere. Questo serve per i testi, gli passiamo una stringa, ci restituisce un array di cartesiane. Per decriptare, ovviamente, gli passiamo invece un array di cartesiane e ci restituisce la stringa in chiaro. Questo qui è l'ultimo metodo che ho implementato, che diciamo auspica a far diventare FNA, insomma, anche una, considerato come algoritmo digest. In sostanza, che cosa fanno gli algoritmi digest? Restituiscono una stringa, diciamo così, che si chiama hash, che ha una lunghezza fissa e che rappresenta l'impronta di quel file. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io do in pasto un algoritmo digest, ad esempio super blasonato MD5, un dato, mi restituisce una stringa a lunghezza fissa. La cosa interessante che è l'impronta di quel file. La cosa interessante è che non sono noti, e mai lo saranno, algoritmi che permettano di risalire dal valore dell'hash al file che lo ha generato, insomma, anche perché non ci sono le informazioni di ricostruzione. In questo caso FNA rispetta con questo metodo le caratteristiche previste dagli algoritmi digest, ha una lunghezza fissa di 128 bit, è estremamente improbabile, sempre quel discorso per cui ogni cifratura precedente influenza tutte le successive, quindi è estremamente improbabile che due messaggi abbiano lo stesso digest, e non è invertibile. FNA Async in effetti è una piccola evoluzione, insomma ottimizzazione di FNA. Che cosa fa? Elabora in parallelo, ma più che in parallelo, in modalità asincrona, cifratura e decifratura, in modo tale che possiamo trarre vantaggio dalle CPU dotate di più core o insomma dotate di hyperthreading. Quello che succede è che se, diciamo, il caso ideale, ecco qua, è che se io ho un quad core, il mio vantaggio ottimale che posso ottenere è di cifrare 4 files contemporaneamente. Questo, tenete sempre presente che CryptFNA è una libreria, una classe di back-end, sta poi allo sviluppatore implementarla come vuole. Se invece di elaborare 4 file insieme, o perché magari ha 8 core, vuole elaborare un solo file alla volta, lo splitta in 8 parti e le manda tutte quante in elaborazione e poi le unisce. L'importante è che poi, insomma, sappia che poi quando lo deve decifrare deve ricostruire le 4 parti separatamente. Se il sistema, ahimè, non supporta i threads, FNA se ne accorge, perché insomma all'inizio, quando parte, fa toc toc al sistema e dice: ma ce l'hai thread? E quello gli dice: sì, ce l'ho, ok, andiamo avanti. Oppure gli dice: guarda, sono sprovvisto oggi, proprio mi mancano. Dice: vabbè, non fa niente, li manda in serie anziché in parallelo. Quindi apre un thread soltanto e ci lavora in for. I metodi sono simili a quelli di FNA, sono anche di meno. Ho previsto per il momento il metodo per cifrare files e per decifrare files. Ci sono anche meno attributi, perché non ho ritenuto di dover implementare il disegno in parallelo di più frattali, insomma mi sembrava una cosa anche inutile. Chiaramente per cifrare file passo quindi non più un nome di un file, ma un array di file da criptare, e parallelamente un array di file da decifrare, per riavere nella mia directory la lista dei file ricostruiti. Applicazioni. Come tutti i cifrari di tipo simmetrico, possiamo salvare password, possiamo fare storage di documenti criptati su un server remoto, sempre l'applicazione dell'avvocato prima, ecco. Se qualcuno entrasse malauguratamente su Dropbox potrebbe pensare di salvare i file in questo modo. Database remoto criptato, questo l'ho presentato alla conferenza europea del PERL nel 2010, era ed è solo un esempio, perché banalmente se vado a criptare un database intero
è ovvio che gli ordinamenti non li posso fare più. Verifiche di autenticità dei dati trasmessi in una comunicazione, insomma quello che vi può venire in mente. Questo è l'esempio che andiamo a vedere ed è un esempio interessante perché lo possiamo realizzare molto facilmente con il metodo MAC. Siamo nel caso in cui abbiamo uno scambio di informazioni tra due parti e c'è qualcuno in mezzo che cerca di carpire le informazioni. Consideriamo sempre, lasciamo stare per il momento i problemi di scambio della chiave, che poi riguardano anche gli algoritmi e sono terra degli algoritmi a chiave pubblica. Diamo per il momento per scontato, poi ci arriviamo, che i due soggetti condividano già la stessa chiave. Che cosa fa? Il soggetto che invia applicherà il metodo MAC di FNA, che gli restituisce le coordinate dell'ultimo vertice FNA, saranno 16 cifre, e invia al ricevente la coppia del valore che ha ottenuto più il suo messaggio, in chiaro ovviamente, o anche criptato, ma insomma, voglio dire, non ha importanza, l'importante è che lui gli mandi il valore che ha calcolato. Il ricevente che ha la chiave, che cosa fa? Prende il dato che ha ricevuto, lo ricalcola tramite l'algoritmo, ricalcola il valore del MAC e verifica, qui abbiamo il diagramma di flusso, verifica che i due valori siano uguali. Beh, se sono uguali il messaggio è vero, è valido. Se invece non c'è questa uguaglianza, è stato chiaramente manipolato e quindi lo ignoro. E questo si fa in tre righe di codice 3. Ed è quello che fa il metodo MAC. Un po' di considerazioni. Qualcuno forse più attento, quando ho parlato di decifratura dei files, io ho parlato esplicitamente di necessità di uguaglianza del vertice che vado a trovare nella lista di crittogrammi con quello che io sto andando a calcolare e che mi serve per fare l'uguaglianza. Ovviamente che cosa succede? Succede che se mi trovo in una situazione di questo tipo, in cui la curva crea i cosiddetti lacci, io non sono matematicamente in grado al momento di stabilire che l'uguaglianza che troverò è proprio quella che mi serve per ricostruire il valore del mio byte. Questa cosa che mi hanno fatto notare gli amici della community Perl, e sulla quale insomma, mi hanno spronato a ragionare su questa cosa, a un certo punto mi hanno chiesto, ma caro Mario, ma una condizione, ce la puoi tirare fuori una condizione per cui siamo sicuri che la ricostruzione sia possibile? Ci ho ragionato un po' e effettivamente una condizione l'ho trovata. Ho trovato un teorema che fornisce una condizione sufficiente. Poi dirò anche un'altra cosa su questo teorema. Diciamo, base della curva, l'insieme di quelle inclinazioni che abbiamo visto all'inizio e che creano la struttura autosimile, chiamo ramo la spezzata relativa ad uno dei calcoli sulla spezzata. Ebbene, se la differenza nella mia base tra il massimo e il minimo dei valori che vado a segnare all'inclinazione è inferiore a pi greco quarti, io sono sicuro che i punti della curva sono in corrispondenza biunivoca con i punti del piano. La dimostrazione sta su perl.it, sull'articolo che ho mandato. Allora, una considerazione. Questa è una condizione sufficiente, sulla quale ci ho lavorato un paio d'anni fa, e insomma, voglio dire, e ci garantisce la reversibilità dell'operazione. Però, lavorando e facendo anche test con FNA, quello che ho notato è che anche su strutture intricate come quella che abbiamo vista del reticolo io riesco a decifrare. È chiaro che c'è ovviamente un algoritmo giovane, ci sto ancora lavorando, per cui sono molto ma molto fiducioso di poter migliorare anche di molto questa condizione, che nella pratica comune insomma non ho mai trovato difficoltà a ricostruire il file, però insomma dobbiamo anche andare con i piedi di piombo. Questa è il nostro piede di piombo. Allora,
Parliamo un po' di robustezza di questo algoritmo. Non voglio tirarla tanto per le lunghe, anche perché insomma stiamo quasi sforando. Quello che voglio dirvi è questo, che possiamo vedere l'algoritmo FNA come un particolare tipo di polialfabetico. Allora, cosa fa un polialfabetico? Associa un determinato valore, un determinato qualcosa in chiaro ad un crittogramma. Cosa sappiamo di certo, perché è stato dimostrato matematicamente, che se noi cifriamo un dato utilizzando una chiave lunga quanto il messaggio fa il dato che vogliamo criptare, io sono certo che quello è il massimo della sicurezza a cui posso aspirare. Parliamo sempre di sicurezza da un punto di vista matematica. Se arriva qualcuno e vi legge sul fogliettino di carta qual è la base, ovviamente quello è il fattore umano, ma non c'entra nulla. Però da quel punto di vista lì siamo certi che abbiamo il massimo della sicurezza. E perché siamo sicuri con FNA che ogni valore è criptato con una chiave differente, quindi che abbiamo una chiave differente per ogni singolo byte? Perché in realtà noi abbiamo molto di più di una chiave differente per ogni singolo byte. Noi abbiamo un alfabeto differente per ogni singolo byte, perché il mio alfabeto cambia ogni volta che io vado a cifrare, e quindi da questo punto di vista siamo garantiti. È stato dimostrato in teoria dell'informazione negli anni 50, insomma. Insomma, è tutto anche abbastanza recente, considerate Mandelbrot nel 70, crittografia a chiave pubblica sempre all'inizio degli anni 70. Quindi, e qui, insomma, esplicito quello che vi ho appena detto, cioè che ogni volta che vado a cifrare non solo la chiave, ma proprio l'alfabeto è differente, e quindi banalmente anche la chiave che sto utilizzando. Quindi possiamo anche accelerare un pochino qui, perché vorrei farvi vedere un'applicazione pratica. Chiave lunga come il messaggio, ecco, negli anni 50, nel 49, va bene. Questo tipo di sicurezza che era data nei cifrari a blocco monouso, però chiaramente insomma erano estremamente difficoltosi come implementazione, perché bisognava distribuire una quantità di chiavi di costo. Con FNA e con i computer è tutto più semplice. Si presta poi FNA anche ad operazioni, quelle che io chiamo di ipercrittografia, molto semplicemente, perché mi basta semplicemente istanziare due oggetti FNA. Nel primo gli passo il file in chiaro, mi restituisce il criptato, lo passo nella seconda istanza FNA, cripto il criptato in un file ipercriptato. A ritroso l'ipercriptato lo decripto nel criptato e poi lo ricostruisco in chiaro. Quindi insomma, voglio dire, ci mette chiaramente ogni volta, se voi fate operazioni di ipercrittografia, ovviamente calcolate anche la dimensione dei dati che andate a trattare e considerate anche un po' i tempi. C'è una domanda? Ma al più metacriptato. Sì, vabbè, ma voglio dire. È solo un gioco di parole. Certo. Ti chiedevo a cosa serve, diciamo, usare una. Fargli fare due giri? Ma fare due giri sostanzialmente ti può servire. Chiaro, se riesci a identificare un metodo di decifratura che al momento di rottura dell'algoritmo, che al momento non c'è. Però insomma, se vai a iper sempre o meta cifrare, insomma non ha importanza. Quantomeno aumenti e considerevolmente il tempo necessario alla rottura del dato. Quindi questo è semplicemente, sono degli esempi e degli spunti che io butto lì, insomma, chiaramente. Grazie.
Volevo chiedere una cosa, praticamente diciamo in questo caso si crea il frattale e poi lo si utilizza come fosse una chiave, sì. Giusto? Solo il come fatto una che serie di alfabeti che danno delle chiavi. Il fatto che il frattale sia un qualcosa che si ripete non è in contrasto con il fatto che comunque si sta cercando di avere una chiave quanto più random possibile. Cioè, quando io ho un one time pad e lo vado a mettere là, quello è completamente casuale. Il frattale c'è una sua ripetibilità, quindi io vado in contrasto con quelli che sono i criteri della crittografia, che mi dovrebbe invece prendere delle cose assolutamente casuali. E poi volevo sapere un'altra cosa, sì. Diciamo, rispetto all'ICE, se sono stati fatti tutti, diciamo, quelli che sono i test e dire è meglio in alcune cose, è peggio, diciamo, cioè dei test comunque fatti da altri, certo, su questo algoritmo. Certo. Allora, venendo alla prima domanda, cioè, ma se il dato che ho, il frattale, è una figura autosimile, potrei avere una ripetizione. Allora, considera, guarda, proprio molto, molto banalmente, la questione di utilizzare delle chiavi casuali. Faccio un passo indietro. Questo tipo di frattali lineari genera una serie di coordinate di vertici, che poi sono le chiavi, che hanno un andamento pseudo casuale, cioè sono molto simili a un andamento che sia davvero casuale. Però ovviamente, se li vogliamo utilizzare, ci serve anche un algoritmo deterministico che ci permetta di fare delle operazioni, perché sennò caos e caos, non ne usciamo più. Usando i frattali però noi riusciamo a generare delle sequenze, ad esempio, guarda, i file criptati con FNA hanno un alto grado di entropia. Se tu ne prendi uno e lo comprimi con zip, forse lo riduci del 2-3%, a testimoniare che c'è un'elevata entropia all'interno del file. E quindi questo, diciamo, per rispondere alla tua prima domanda. Quanto a test comparativi con AES, al momento, insomma, non ho ancora, ecco, presentato ufficialmente l'algoritmo, perché ci sto ancora lavorando. Per cui, insomma, nel momento in cui voglio fare ancora alcune altre implementazioni su questa cosa prima di proporlo in maniera effettiva. Test comunque di funzionamento sono stati fatti anche sulle più disparate piattaforme, perché essendo la libreria la classe caricata su CPAN, tutto ciò che è caricato su CPAN viene sottoposto al giudizio inflessibile dei CPAN tester, per cui ci sta una pletora di volontari che danno a disposizione il loro tempo, le loro macchine per lanciare test sui più disparati sistemi, e dopodiché ti arrivano come autore tutti i report e ti dicono qua è fallito, qua è andato bene, e poi mano a mano migliori l'algoritmo, l'implementazione. Quanto poi a renderlo ancora più veloce, al momento, dato che è in fase di studio, ci sto lavorando, è sviluppato in Perl, che comunque, insomma, non me ne vorrete, ma è più veloce di Python, poi scateneremo una disputa. Però chiaramente nel momento in cui sia maturo andrà riscritto in C, chiaramente. Mario, scusami, sto per fare una cosa brutta. Ti devo chiedere di concludere un attimino il più velocemente possibile, perché abbiamo necessità, purtroppo l'università ha i suoi tempi, quindi... Va benissimo, allora vado, queste sono alcune delle piattaforme su cui gira FNA, anche il Commodore 64, ma solo con Basic V2, in realtà sembra strano, però effettivamente è così, però ve lo dovete riscrivere un attimo voi, perché non c'è certo sul CPAN. Sulle conclusioni, insomma, chiaramente voglio ricordare che è un algoritmo giovane, non utilizzatelo quindi in sistemi di produzione, se non con... Cioè, io vi dico, salvateci la ricetta della pizza, poi vedete voi. Queste slide si troveranno, insomma, tra poco anche qui in PDF.